Ciao ragazze! Ciao Roberto. Come va? Tutto bene? Sì. Ciao, scusate. Ciao, avevo una chiamata sotto. Eh sì, quello quando arrivano le chiamate purtroppo Esatto, cose. scusate. Ciao a tutti. Ciao, ciao Melissa. Allora, vi presento perché, vabbè, allora, lei oramai è una presenza fissa qui sul nostro canale di YouTube di Bulldog Rugby Supplies. Lei è la Pennetta, tecnico della nazionale, allenatrice di quarto livello, collaboratrice di Bulldog per il femminile. Senza di te, Leila, non sapremo più come fare perché sei una fonte inesauribile di idee e di contatti. Eh? Diciamo, ho molte amiche in questo settore, dai, Meno male ce la per possiamo tutti, fare. meno male per tutti. E presentiamo la nostra ospite di oggi, Melissa Bettoni, tallonatore della nazionale italiana, tallonatore dello Stade Rennais. Grazie di essere qui sul canale libero di Bulldog. A disposizione di Ovalia, chi vuole presentare un progetto, promuovere il proprio club o raccontare le proprie esperienze, qui da noi lo può fare senza problemi. Come va? Tutto bene, grazie. Ma dovrebbe Ma fare fresco lì da te, ma invece mi sembra di no. no, anche qua è arrivato il caldo, stranamente, ma va bene così, mi ricorda un po' l'Italia, quindi un Hai nostalgia? po' ogni tanto. Ogni tanto. Delle montagne, nostalgia, sì. Bene, vabbè, senti, vado con la cosa che adoro, la scheda tecnica, no? Qui mi prendono tutti in giro perché dicono, sono sfigato, ma a me piace un casino. Allora, Melissa, piemontese di Borgo Sesia, Vercè, provincia di Vercelli. 7 maggio del 1991, 29 anni, 1,75 m per 90 kg, 56 caps, 7 mete, 8-6 nazioni, pilone del Ren e della nazionale italiana. Soprannome campione. Tutto giusto? Giustissimo, Beh, tranne solo dire, tranne. sono nata a Borgo Sesia, ma vivevo a Varallo, lo preciso, perché sennò poi Si si incazzano quelli. arrabbiano. Allora No, sì. no, è giusto. Ci mancherebbe. Senti, perché ti C'è chiamano da campione? aggiungere però, Cosa? è appunto il campione vince spesso Woman of the Match, qui il Ah, campione è campione. è vero. No, è una lunga storia in realtà quella del campione, è nato tutto durante la Coppa del Mondo nel 2017 e vabbè, non posso dire altro. Ah, Ah ok, no, va quando bene. facevate quelle dirette, erano delle dirette dove registravate o Sì, facevamo comunque. delle dirette, sì, ma è nato perché anche in un'altra squadra c'era un altro campione e quindi mi hanno associato il nome di campione perché assomigliavo, diciamo, a questa. Puoi fare i nomi, anche delle squadre, No, se ma vuoi. Non ti sgridiamo. era nella squadra statunitense ed era insomma molto forte questa ragazza e non so quindi perché mi hanno associato a questo nome, ma è Ah, ho rimasto capito. da lì. Da lì, vabbè, insomma, tutto sommato è un buon soprannome, direi. Sì. Anche di buon Ne ho tanti auspicio. altri, ma Ah, questo è il sì. meglio. Visto che ci sparano un paio. Cioè. Come mettersi nei guai da sola? Il primo soprannome che mi hanno dato a Roma è stato, beh, Stewie. Sai, Stewie, quello con la testa ovale. No, non so chi sia, cos'era, un cartone animato? È un cartone, Leila? Sì. Sai Sì, è un che siamo? cartone, penso, americano, con questo personaggio con la faccia Un ovale. piccoletto, sì. Un Sì, diciamo un po' cattivo questo po' soprannome, malefico, però. esatto. Ah, ho Ma sì. capito. Anche il piccoletto era malefico, comunque, Stewie, però Guarda, tutti i piccoletti sono malefici, te lo dice vabbè. uno che non supera un certo centimetro, capito? Ma non si vede, non si Eh vede. certo, grazie al cavolo, dietro detto così se potrei dire anche che sono 1,94, Altissimo. eh? 1,94, 1,94. Senti, Melissa, inizi a giocare a 17 anni quando studiavi agraria, giusto? Esatto, sì. Per un progetto scuola hai conosciuto il rugby. Sì, praticamente non era, il progetto scuola non era nella mia scuola, ma Ah. era nel liceo di una mia amica e mi ha invitato ad un allenamento e da quel momento lì poi era aprile 2008, alla fine poi non ho più smesso, insomma. Ma sapete che più vado avanti a conoscere profonditamente gli atleti e le atlete, e scopro che la maggior parte ha iniziato a giocare non prestissimo, o no, anche tu, Leila? Sì, Non
Anche tu sì, però poi... diciamo adesso le cose stanno un po' cambiando, però effettivamente per una ragazza forse avvicinarsi presto, prima era rarissimo, le giocatrici che hanno iniziato da piccole si potevano contare sulle dita di una mano, adesso no, adesso le cose stanno iniziando a cambiare, però ecco, chi giocava con me di solito iniziava tardi. Anche la Furlana ha iniziato dopo una carriera di pallavolo, cioè non, anche lei 17 anni mi sembra, 16. Sì, sì, in realtà sì, si inizia tardi anche perché appunto il rugby in Italia qualche anno fa non era molto conosciuto, quindi adesso con il lavoro che si sta facendo secondo me si sta mettendo un po' in evidenza questo sport e quindi molte più ragazzine si avvicinano presto insomma. Sì, io mi ma anche ricordo... le categorie giovanili prima non c'erano, o giocavi in seniores o niente, per cui dovevi comunque aspettare un po'. È vero, io mi ricordo che quando ero in SR a Milano c'erano delle bambine che giocavano con mio, avevano 6-7 anni e già ce n'erano 2 o 3. Quindi insomma, vabbè, parliamo di una società molto grossa peraltro, però voglio dire, diciamo che è iniziato a esserci una consapevolezza sicuramente superiore rispetto a degli anni, fa. Ecco. Com'è che sei andata subito a Roma però? Sì, in realtà ho fatto vabbè, 2 anni nel Valsesia Rugby, che appunto la zona dove abitavo prima, e poi mi sono spostata in realtà per giocare diciamo a 15, perché dove abitavo io il 15 non esisteva, giocavo solo a 7. Sì, esatto, la Coppa Italia. Coppa Italia che è diversa dal 7 contro 7. Diciamo è l'approccio, il primo approccio del rugby femminile quando inizia a giocare. Giochi in Coppa Italia, insomma, e, cioè giocavi, adesso non so se le cose, sì, penso che le cose siano cambiate. Sono dei percorsi paralleli, puoi scegliere, dipende dove trovi. Sì, esatto, insomma, da me era difficile giocare a 15, quindi sono partita e sono andata a Roma appunto per vedere com'era questo famoso 15. E poi da lì con lei la pennetta capitano. Ah, quindi siete, avete giocato assieme voi due? Abbiamo, sì. Okay. Sì. E anche i primi raduni che poi ho fatto con la nazionale, fatti con lei. Ma scusa Melissa, una cosa, una curiosità. Tu come hai fatto da Borgo Sesia a trovare una squadra a Roma? È la squadra di Roma che ha trovato lei. Ah, ok. Sì. Ah, per il 7? Sì. No. Sì, in realtà avevo... Vai, perché la storia è tua. Ho fatto un torneo di rugby al tocco e c'era il presidente del Red and Blue che era presente e mi ha chiesto appunto se volevo andare a giocare a Roma. E quindi ho detto di sì. Diciamo che si presentava subito bene, un fisico che presagiva il ruolo, no? Una vez dice, mi servirebbe proprio un avanti. Sì, perché devi sapere che gli avanti sono rari, cioè le prime linee, i piloni, i tallonatori sono rari, sono in estinzione quasi. Beh, senti, ascoltami, anche nel maschile non è che possiamo scialare, appunto, cioè, perché... che ti dico, ma anche qua in Francia c'è un grosso problema dei piloni, anche a livello del top 14 e della femminile dell'elite ci sono dei grossi problemi, infatti vanno a pescare nelle categorie più basse. Soprattutto piloni destri, comunque. Vabbè. Sì, certo. Perché chiaramente, sì, abbiamo il problema anche nel maschile. Ma sapevo, tra parentesi, in Francia hanno trovato un ragazzo che gioca, credo, in D2, che pesa tipo, è 1,90 m, giovanissimo, tipo 18-19 anni, pesa 124 kg, il nome lo ricordo, ma pare che sia un, cioè, futuro. Abile anche, cioè una potenza veramente. Quindi vabbè, senti, poi dopo c'è la nazionale, il 3 maggio 2011 tu debutti in nazionale alla Corugna, Spagna, nel campionato europeo contro la Russia. Esattamente, è stata la mia prima vera esperienza, cioè proprio le prime vere partite, perché nel torneo appunto abbiamo giocato contro l'Inghilterra e contro... non mi ricordo più quale squadra. Comunque sì, è stata la prima bella esperienza e
è quella che porto, diciamo, più nel cuore dopo anche la prima partita, il primo cap nel Sei Nazioni. Beh, senti, c'era già Andrea Di Giandomenico. Sì, io ho avuto solo Andrea come allenatore nazionale. Quindi... Sai che la Furlan ha detto una cosa bellissima, no? Ha detto, gli ho detto, perché, ma scusa, Andrea Di Giandomenico, e lei mi ha guardato e mi ha detto, ma lui è una di noi. E ci siamo fatti delle grandissime... Esatto, perché il concetto era veramente eccezionale, spiega tu, lui è una di noi, cioè, fantastico. È vero. Lui, cioè, lui è una persona, io adesso, come adesso, non mi vedrei più con altri allenatori, cioè io ho avuto lui e ho lui, finirò con lui anche perché andrà intenzione... Sì, anche se come avanti comunque è cambiato, perché l'allenatore della Mischia era Andrea, però l'allenatore della Mischia ha avuto sì Porrino, grande uomo, e poi abbiamo avuto Diego e poi infine vabbè Tito Ciccio, che anche lui Porrino, sempre... Porrino di Brescia. Esatto, sì. Porrino, sì. Il primo. Io ho fatto il corso allenatori con Porrino. E lui, con lui ci facciamo un sacco di risate, oltretutto. Era proprio divertente, trovava sempre dei giochini. Giustamente alla Corugna, mi ricordo, abbiamo fatto... Tipo, ci ha fatto mettere accovacciate per terra e tipo ha detto... uno per fare una foto, uno o due ci ha spinte, tutte siamo volate per terra. E, insomma, era un burlone. Un burlone. Senti, ma com'è stato l'esordio? Emozionante? Sì, beh, sì, ovviamente un sacco di emozione. Poi, vabbè, nel senso che allora, vabbè, ero piccina, quindi vedere tutte le grandi, ovviamente non ero titolare, e quindi vedere tutte le grandi che magari avevo visto durante altre partite delle Sei Nazioni, vederle lì così, dicevo, oddio, ma adesso tocca a me, come farò? E poi no, alla fine... Cioè, è stato traumatico, perché in realtà avevo giocato poco in prima linea, e mi ricordo di questa partita in cui sono entrata contro l'Inghilterra, e prima Mischia, forse non mi ero scaldata bene, o non mi ricordo, quindi contro un'Inghilterra che, insomma, so, le conosci, le inglesi, delle bestie... E ho visto le stelle, cioè c'è stato l'impatto e ho visto le stelline, ho detto ok, sarà lunghissima questa giornata. Anche perché, diciamo, alla fine venivi da esperienza di club, non avevi questa formazione che oggi hai accumulato, no? Poi giocavo da neanche un anno, a 15, quindi... Proprio, insomma... Buttata lì contro le inglesi, che erano straforti ovviamente. Però ovviamente tutto fa esperienza, perché poi non c'è come giocare tante partite e fare esperienza che alla fine ti formi nel modo migliore, ecco. Dopo hai iniziato a pestarle anche tu? Vabbè, l'inglese è un po' dura, però... tu ci provi, insomma. Mi sono fatta rispettare. Eccoci. Senti, poi però il vero debutto in nazionale lo fai sempre in Italia e Inghilterra a Recco, il 12 febbraio del 2012, sì. 8 anni fa. Sì, 8 anni fa. E lì no, è stato emozionante in realtà perché, vabbè, c'era tutta la mia famiglia, a differenza della Corugna, e no, e quindi insomma ero anche un po' emozionata per quello, poi perché era il Sei Nazioni, quindi come ti dicevo prima, Sei Nazioni l'avevo visto solo... in streaming, cioè nel senso sentivo parlare di questi inglesi, e là mi trovavo effettivamente a fare il mio primo cap, poi in una situazione molto strana perché dovevamo giocare a Parabiago, poi in realtà ci hanno spostato perché il campo era gelato, quindi abbiamo dovuto fare la trasferta in giornata per andare a giocare a Recco su questo sintetico, e poi ecco la piccola geek, diciamo, praticamente avevo le scarpe di ferro, ma altissime, solo che abbiamo giocato su un sintetico. I tacchetti avevi di alti? I tacchetti. Quelli da fango? Sì. Esatto, solo che abbiamo giocato su un sintetico di generazione. Un incubo. È stato terribile, ho avuto un male ai piedi per settimane, però vabbè. Ci credo. Ma c'eri anche tu, Leila? Oh, sai che non ricordo se ero andata a perché vedere. Perché tu oramai ne hai fatti talmente tante, hai capito, che non ti ricordi più.
Beata te, no? Beata te. E poi, ascolta, nel 2012, sempre in quell'anno del debutto, poi tu però vai in Francia. Sassenage. Sì, la stagione dopo, esatto. Parto e vado a Grenoble perché volevo farmi un'esperienza in realtà... non solo a livello di rugby, cioè tutti i viaggi che ho fatto in realtà non sono solo legati al rugby, ma in realtà come proprio esperienza di vita. Mm-hmm. E quindi niente, visto che era anche abbastanza vicino a casa, mi sono detta: ma sì, esatto, sì, era abbastanza vicino a casa. Sì. Poi è un posto bellissimo oltretutto, perché Grenoble è una città oltretutto di sport, ai piedi delle montagne tra Fiume Drac e l'Isère, nel sud-est della Francia, no? E a me, sì, io sono andato più di una volta, sì. Veramente molto bella. Sì. Sei trovata bene lì? Sì, sì, benissimo. Poi vabbè, conoscevo appunto Cecilia Zublena, che è un'altra ragazza che giocava lì, che ha giocato anche in nazionale. E quindi niente, avevo un contatto con lei e quindi siamo andati a abitare insieme e ho fatto questa esperienza di un anno a Grenoble. E poi... Parla. Poi alla fine sempre con lei che sono partita, sono andata in Nuova Zelanda. L'anno dopo. Sei andata insieme, non sei andata da sola? No, sono appunto andata con Cecilia. Okay. Poi in realtà io sono rimasta 10 mesi, poi lei è rimasta un anno. Mm-hmm. E poi niente, quando sono... E qui Roberto abbiamo dei filmati bellissimi di un'amicizia con una pecora... Non li ho trovati quando ho fatto male, meno male. Non li ho trovati. A cui non tenevano testa, non tenevano testa in nessun modo, venivano aggredite regolarmente. È stato tremendo. Praticamente lavoravamo con Cecilia in un'azienda agricola, dove facevamo un po' di tutto, babysitter, zappavamo la terra, mungevamo le mucche, insomma, di tutto e di più. E poi dovevamo andare da mangiare a questi immense pecore, ma quando dico immense... Sono state montoni? No, erano delle pecore, solo che non le tosavano e quindi c'avevano quello che... Boh. E quindi dovevamo andare a mangiare queste pecore e ce n'era una in particolare che si chiamava Minty, che era molto aggressiva e quindi ogni volta ci attaccava e ci bloccavamo... Cioè, bastarda al massimo, nonostante tu gli davi da mangiare quella timoreva sì. Almenare. No, ma io non ho mai visto una cosa del genere, però alla fine siamo sopravvissute. Non l'ho trovato, perché... scusa Leila, se me lo dicevi lo facevamo vedere all'inizio, con la sigla facevamo vedere il filmato del caprone che cercava di sopprimere la nostra ragazza. Cercherò di procurartelo. Esatto. E dopo lì però tu in Nuova Zelanda ti alleni, anzi vi allenate, con la nazionale di Samoa? Sì, praticamente nel 2014 era l'anno del mondiale. A cui noi non ci siamo qualificate, quindi insomma siamo anche partite un po' per questo, perché eravamo un po' depresse, non sapevamo cosa fare, non ci eravamo qualificate al mondiale, e quindi insomma questa esperienza è nata anche da questa cosa. Quindi quando siamo arrivati in Nuova Zelanda abbiamo viaggiato un po' free, abbiamo preso una macchina, abbiamo lavorato, eccetera. E poi alla fine di questo viaggio praticamente io dovevo tornare in Italia per le Sei Nazioni, diciamo, e quindi dovevo allenarmi, e l'unica attività che c'era in quel momento, non c'era il campionato perché era estate, diciamo, era dicembre, gennaio, e quindi abbiamo trovato questa squadra di Samoa che si stava allenando per la Coppa del Mondo, e quindi alla fine ci siamo allenate con loro. Beh, è stato bene comunque, Samoa non è che... Ma, no, sono belle toste, gli allenamenti anche erano insomma, belli tosti. Poi non capivi bene la differenza tra un pilone, un 10, il 15. Perché erano tutti uguali. Tutte uguali. Il 15 pesava come il pilone ed era veloce come l'ala. Vabbè. Niente male, insomma. Niente male. E quindi, sì, lì non hanno degli standard in Nuova Zelanda. Cioè, anche tipo il 10 che ha giocato la finale della Coppa del Mondo nel 2017. Sì. Cioè, poteva giocare in prima linea. Poteva giocare, cioè qui l'avrebbero messa in prima linea, invece per le sue capacità di visione del gioco poi l'hanno messa 10. Quindi non standardizzano. Come struttura diciamo che sono tutti belli, sì. Sono tutte belle messe bene, insomma. Sì, poi messe bene, però in realtà la visione di gioco che hanno loro, cioè in Nuova Zelanda in generale, la imparano già da quando sono piccoli. Sì.
cioè mi ricordo andavamo appunto a fare dei progetti di scuola, no? Dei mini tornei durante l'intervallo della scuola, dei bambini che guardavamo. Quindi dalle 10 alle 10 e mezza c'era il torneo dell'intervallo tra le classi. Sì. Quindi vedevi questi bambini di 8 anni, 10 anni che giocavano tra di loro scalzi e facevano già dei cambi di passo. Che adesso guardi un bambino qua, ce ne sono ben pochi che sono atletici da dire guarda un po' che bravo. E invece là è naturale perché lo fanno sempre, da quando hanno 5 anni questi ragazzini sono abituati ad andare nel parco e giocare con i loro genitori, con gli altri bambini e a giocare a rugby, insomma. E quindi per quello che sviluppano una visione più ampia della nostra, insomma. Sai, non c'è come quello che sta facendo lei là adesso, poche parole, no? Cioè, si prova. Lei sta parlando di bambini veramente piccoli, comunque. Anche più piccoli, sì. Ma comunque, prima... essendo sport nazionale, magari lì è ovviamente più, no? Sì, appunto, sport nazionale. Sarà anche più facile tutto quanto. Sarà tipo in Inghilterra, che so che io quando ero a Londra vedevo che durante l'intervallo o nel pomeriggio giocavano normalmente. Cioè. Esatto. Cioè loro invece di giocare a calcio, come fanno i nostri ragazzini, giocano a rugby. Quindi insomma, fa tanto è quello comunque. Ah, beh, certo, sicuramente. Poi dopo torni in Italia. Ma senti, no, parlaci ancora un po' della Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, dove eri tu quando avevi e ti allenavi con Samoa? Eravamo nella casa della mamma dell'allenatore del Samoa che ci ha affittato questo bungalow nel giardino e siamo stati lì 2 mesetti più o meno, e lui era anche tipo un personal trainer, una cosa così, quindi alla fine ci allenava in tutto ed era stracontento in realtà di averci lì, di vederci, perché l'avevamo conosciuto al torneo che avevamo fatto il maggio precedente per la qualificazione alla Coppa del Mondo. E quindi insomma avevamo un po' di agganci, io conoscevo anche Linda Itunu, che è una ragazza che giocava a Roma con noi ed è arrivata nel mio stesso anno, mi sa, vero Leila? Sì, forse l'anno dopo. Però vabbè, con lei alla fine hai vissuto assieme lì a Colleferro. Abitavamo insieme con Linda, quindi insomma la conoscevo bene, abbiamo comunque vissuto insieme, quindi è stato un po' più facile arrivare e stare da lei qualche giorno per ambientarsi, insomma. Certo. Ma scusa una cosa, ma perché Samoa si allena in New Zealand? Perché tutte le ragazze in realtà giocavano nel campionato neozelandese. Ah, ho capito, quindi di necessità virtù. Sì, era più facile allenarsi lì, sì. Sì, è chiaro, cioè se sono perché lì... Samoa, mi sa che è un'isola piccola, ce n'erano poche che da Samoa venivano in Nuova Zelanda. Ah. La maggior parte vivevano in Nuova Zelanda, quindi... E per quello che loro hanno tanti naturalizzati. Esatto, sì. Loro e Tonga anche. Esatto, e anche, Fiji. Fiji no, però di Tonga ce ne sono tanti da loro, che sono, che vengono presi, insomma. Poi torni in Italia e diventi, diciamo, titolare nazionale. Sì, che in quegli anni lì, insomma, dopo 2 o 3 anni di... Gavetta. Di panca. Ti tenevano, di Gian Domenico ti teneva in panca? Ma cioè, all'inizio, cioè, ero una pischelletta così, che non sapeva neanche da che parte era girata. Meno male che mi teneva in panca. Sì, me l'ha fatto perché ti voleva bene, per preservarti, per più avanti. Sì, Io mi divertivo in panca, ce la ridavamo, poi guardavo il gioco, imparavo anche dalla panca, Si impara ovunque, anche se sei in tribuna impari, quindi andava bene così. Poi, ascolta, il tuo ruolo, cioè tu sei stata abbastanza decisiva nel Sei Nazioni del 2014, quando abbiamo vinto in Galles. Sì. Hai fatto proprio una meta, scusa lo scadere. Ero io?
No, nel 2014? Nel 2014 io ho letto gli articoli e dice Melissa ha fatto una meta allo scadere con cui le azzurre terminarono rimonta che le vedeva in svantaggio per 0,8 al 19esimo dalla fine, a 19 minuti dalla fine, no? E poi dopo tu con questa meta risolutiva hai permesso, diciamo, di bene, di vedi portare che a casa la partita. Mi ricordi delle cose che ho dimenticato. No, ma io sono talmente ma quando gioco io devi capire che sono talmente impegnata, talmente affaticata, che poi non mi ricordo, cioè, io do tutto, capito? Cioè io sul campo devo dare tutto e poi... E basta, poi penso al terzo tempo. Non e registra. Beh, no, cioè, non registra. Il giorno dopo, il giorno dopo, però, ci sono i giornali, ti do una notizione. volendo, puoi andare a leggere qualche cosina del tipo, o chiedere a quella tua compagna di X-Granza, dire: ieri abbiamo vinto o abbiamo perso? No? Giusto o perso? Come quando prendi una concussion, quando fai una concussion, prendi il medico ti chiede chi è in vantaggio. Tipo lì, oh, c'è un vantaggio. Ci le mani. Domanda difficilissima. Tu è come, ma sì, ma guarda che punteggio c'è l'arbitro per sapere, hai capito, quanto cosa, il tabellone. Ma fermano, se non rispondi bene poi ti... Sì, sì, ti lo stoppa, so, certo, certo. Ne hai prese tu di concussion? Ma ne ho fatta una, sì, qua in Francia, 2 anni fa. Se no, non... Cosa vuoi che sia una sola per uno che gioca nel tuo ruolo? Conosco gente che, capito, c'ha la lista della spesa, non c'è il pallottoliere per registrare le concussion che ha fatto. Comunque non è piacevole. No, assolutamente. No, certo. Infatti porto il caschetto, perché la mamma se no si arrabbia. Ma c'ha ragione, io non capisco. Ho intervistato Brugnara, Riccardo Brugnara, che gioca nelle Zebre, no? Che sì. è più pelato di me, che è quasi impossibile, diciamo. E c'è una barba che sembra un talebano, no? E gli ho detto, scusa Riccardo, gli ho detto, ma cioè, non è che ti metti il caschetto? No, mi fa no. Gli ho detto, ma non ti graffi tutto? Ma che botte, infatti, sì. E poi mi fa, sì, vabbè, ma dai, detto, tanto sono rugbyista. Quindi ho detto, vabbè, allora, sì, cioè, va bene, ok. Io mettevo il caschetto che facevo il 9, figurati, avevo sempre sul caschetto. Bravo. Cioè, io non essendo un professionista, dovevo andare poi in ufficio e se arrivavo tutto graffiato, mi dicevo, dove sei stato, hai capito? Poi voglio raccontarli, no? Ma sai, ecco. Senti, dopo nel 2014, dopo un'altra stagione a Roma, torni in Francia, a Rennes. Esatto, a Rennes, esattamente. In realtà sono tornata dalla Nuova Zelanda, era a febbraio per fare le senazioni e quindi ho finito solo il campionato a Roma. Sì. Ho fatto qualche partita nel campionato. E poi esattamente mi sono trasferita a Rennes nell'agosto, sì, del 2013. Senti, ma sei un disastro. Dopo ti mando un promemoria. No, nel 2014. 14, 14. Il 14, nel 14. No, secondo me era 13 comunque. Allora devo tirare le orecchie a Leila di qualche cosa. Io direi che comunque ritorna, parte e via. 14. Era 14? Esatto. Va bene, abbiamo stabilito. E quindi poi da quel momento lì sono rimasta qua. Insomma, non mi sono più mossa. Ho messo le radici perché la Bretagna è bellissima. Non è da te però stare così ferma in un posto, eh? Appunto, infatti appunto. È ora di ripartire. Secondo me è ora che devi... Io fossi in te proverei l'avventura britannica. Ma ora no, non vado. Oltretutto siamo super vicini qua. Passi la manica. Infatti, sì. Ma no, ho comprato casa oramai. Ah, proprio decisa, cioè... Sì. Sono a 15 minuti dal mare, vado a fare i miei giretti al mare. Fantastico. Tra parentesi, tu sei abbastanza vicina a Bergamasco? Bergamasco a Guillem. No, Guillem è tanto sotto. Saranno sotto. 4 ore, sì. Più a sud. Ah, no, pensavo che fosse più vicino. Comunque sì, ho visto che Bergamasco anche lui ha intrapreso la sua carriera da allenatore. Sì, anche lui è un po' come te, più francese che italiano, oramai lui è lì da un casino di tempo proprio. Sì, anche prima lui ha fatto anche Stade Français. Sì,
ha fatto Ma anche te hai intrapreso? Volevo Come? inserirmi con anche te hai Inserisciti. intrapreso la carriera da allenatrice. Sì. Esatto, brava lei. Vedi Sì, che ma... sono documentata. Hai studiato. Brava. Non Sì, so le diciamo date, che però. qualche anno fa, nel 2000, dopo il Mondiale, nel 2017, mi sono detta, ma cosa facciamo per passare il tempo? E quindi mi sono iscritta ad una Offerta. formazione per diventare appunto educatrice sportiva, ma non solo rugby, diciamo che sono multisport e poi con un altro diploma specifico rugby. Sì, quindi hai fatto una scuola dello sport. Sì, esatto, come se fosse una scienze motorie, diciamo, una cosa così, con però un diploma specifico del rugby. Quindi, insomma, ho passato anche dei diplomi federali, insomma. E Senti, poi, appunto, da quell'anno lì ho iniziato il mio stage con le under 18 del mio club, che ti spiego, allora, il mio club, lo Stade Rennais, è un club solo Ecco, ci parli, femminile. sì, ci parli un po' allora io e Leila ci siamo parlati prima, volevamo che tu ci raccontassi com'è la vita di una professionista di rugby femminile francese in Francia, com'è organizzato il club, com'è organizzata la tua squadra, che ci racconti, perché se qualche ragazza sente che vuole avvicinarsi al Certo. rugby francese, sa, abbiamo un webinar dedicato al rugby francese da parte tua. Va bene. Allora, premetto solo che allora, la Bretagna non è terra di rugby, Ok. cioè non è come andare a Toulouse, come andare a Montpellier o Grenoble, anche perché anche Grenoble è una comunque si respira rugby. Però in realtà ci sono due grossi. Lo Stade Rennais è l'unica squadra femminile nel Grand West, quindi nella zona appunto nord-est della Francia. E è nata nel 1999, quindi insomma 20 anni fa, abbiamo festeggiato l'anno scorso i 20 anni, e quindi una squadra solo femminile. E abbiamo due squadre, due, sì, due squadre diciamo, la squadra Elite, che gioca appunto nel campionato di massimo livello, e poi una Elite. Ah, si chiama Elite? Il massimo Sì, livello è Elite da Elite. quest'anno si chiama Elite 1. Gli anni Elite, passati c'è stato top 16, top 8, fatto tutti i numeri, fatto la tombola. E poi quest'anno sono fermati e hanno fatto Elite 1. E poi ci sono altre molte serie, in realtà ci sono 5 categorie al di sotto dell'Elite. C'è l'Armeno Clair, Federal 1, Federal 2. Campionato a 10, campionato a 7. E Quindi in insomma. media quante squadre partecipano a ogni categoria? In Per media, esempio, non preciso. l'Elite siamo in 16. L'Armeno Clair, che è diciamo la serie B, sono anche loro 16. Federal 1 è per zone, quindi ogni zona ci saranno anche lì 16 squadre. Quindi quando parlo di ogni zona. Dividi la Francia in quattro e metti in ogni zona 16 squadre. Ah, ok, sì, Poi. perché possiamo ricordare una cosa, che in Francia, essendo così popolare il rugby, venne diviso il campionato in gironi o più che altro in zone. In Perché zone, io sì. lo vedevo con il Rugby League, perché Saluzzo partecipava al campionato francese, non avendo noi Rugby League in Italia, era l'unica squadra, e loro appartenevano a un girone che faceva parte della Francia sud-ovest. Ecco, Esatto. pensavo che fosse riservato al Ligue, invece scopro che è proprio così per tutto il Ma rugby. in realtà poi, per esempio, nell'Elite 1 si sono affermate poi le squadre che si sono attaccate alla top 14. Per esempio, le più grosse squadre dell'Elite sono Toulouse, Montpellier, Grenoble. C'è la sola squadra che non ha una vera entità, non ha la squadra maschile che l'appoggia, siamo noi, lo Stade Perché è Rennais. solo femminile. È solo femminile. Poi ci alleniamo nelle stesse strutture di una squadra maschile che gioca però in Federal 1, quindi comunque a un livello un po' più basso, insomma. E, niente, quindi campionato, noi siamo in Elite, poi c'è la Federal 1 e poi abbiamo una squadra di Under 18,
che l'under 18 da noi gioca in gioca 15, non gioca 7. Okay. Ah. E anche tutto lì anche l'under 18 è suddivisa in varie categorie e la nostra under 18 gioca in elite. Quindi ah. Ma voi giocate il 15 comunque, cioè tu giochi il 15. Sì, sì, a 15, tutto a 15. Tutto 15. Esistono altre forme lì in Francia per fare promozione? C'è il 10. Ah, no, ok. Sì, c'è il rugby a 10. Ma viene, scusa, viene giocato per un motivo numerico o per una scelta proprio tecnica? Il 10? Il 10? Sì, sì, sì. Perché si avvicina forse di più al 15. Invece, cioè, se uno vuole giocare a 15, magari crea una squadra 10, non una squadra 7, se no fai 7, insomma. Fai certo. Diciamo che è legato comunque ai numeri, la scelta di giocare a 10. Ma okay. Sicuramente come si chiamano, i numeri in Francia sono molto più alti, per esempio, rispetto all'Italia, quindi ovviamente sì. Ci sono molte più categorie, molte più possibilità di formare squadre un po' come si vuole. La vedo come una scelta anomala, cioè è poco lo sforzo da 10 a 15, penso. Che un conto magari è fare un'attività 7, che è un altro tipo di gioco. In realtà no, perché si avvicina, se come fare una Coppa Italia, però che si avvicina molto di più a rugby a 15. Magari se non, effettivamente non hai i numeri, è più facile fare una squadra a 10, facendoti magari prestare delle ragazze che giocano vicino, per esempio. Dei permit player? Esatto. Ma come funziona lì il tesseramento? Appunto, esatto. Tipo noi in Italia, se tu devi andare a giocare con un'altra squadra, o è una franchigia vera e propria che nasce proprio come unione di società, oppure dovresti avere il nulla osta. È un po' complicato per un giocatore giocare, che ne so, un po' di qua, un po' di là. Beh, no, allora, diciamo, per esempio, se faccio l'esempio dell'Under 18, perché lo so, in senior non so se è uguale. Per esempio, io ho la mia squadra a 15, però posso mettere di queste alcune ragazze che giocano a 15 con me, posso prestarle a una squadra vicina per giocare a 10. Perché io ho un effettivo, okay. Per esempio, ho un effettivo di 35 ragazze. Quindi queste 35 ragazze, non è, cioè, ce ne sono alcune che non giocheranno molto nel campionato. E quindi le presto al 10, così almeno hanno del tempo, cioè giocano molto di più. E non hanno bisogno di niente, praticamente loro sono tesserate Stade Rennais, però possono andare a giocare con un'altra squadra. Quindi, okay. Vabbè, approfondire. Però, insomma, interessante comunque, perché... senza fare tante storie, insomma è quello che fanno gli inglesi quando hanno diciamo una panchina folta e hanno più di squadre, prestano loro i giocatori dei paesi, cioè delle squadre vicino che giocano a un livello inferiore, ma intanto fanno giocare tutti invece che tenerli sugli spalti, e poi dopo ritornano a fare gli allenamenti. Cioè loro vanno solo, fanno sempre la loro vita, metti negli hostels, sì. No? La domenica vanno a giocare in prestito nella società, esatto. Che gioca una serie inferiore, finita la partita tornano indietro al loro club di appartenenza dove si allenano e fanno tutto. Esattamente così, mi sa che funziona così, e in più possiamo avere la doppia licence, il cartellino, mm-hmm. E quindi tu puoi giocare, che ne so, per un'altra squadra, però io posso prendere quel giocatore, sì, è la stessa cosa in realtà, perché sì. C'è il prestito che presti, cioè può essere anche solo per una partita. Sì. E invece la double licence è tipo... sì, il doppio passaporto, diciamo. Esatto, che tu puoi sì. Giocare dove in una squadra o nell'altra. Beh, io lo trovo una cosa estremamente intelligente. Dovremmo sì. Copiare un qualche cosa ogni tanto, no? Però solo una cosa. Per esempio, noi abbiamo l'Elite 1 e la Federal 1 di ragazze che giocano. Mm. E praticamente una ragazza di Elite 1 può giocare solo 4 partite con la categoria inferiore. Quindi c'è questo un po' ce l'abbiamo anche noi in Italia, con il fatto che alcune società di Coppa Italia possono, affiliandosi comunque a una società 15,
giocare, però se poi fanno un tot di partite in Serie A non possono più giocare. Esatto. Beh, anche le partite finali, però. Sì, anche perché se no, le finali, sì. Chiaro, se no sì. Diventa, hai capito, basta il livello, sì, diventa che cioè diventa un, insomma, non tanto, esatto. Corretto. Ma senti una cosa, quanti siete voi nel club? Quanti atleti siete? Siamo 86, se non mi sbaglio, quest'anno, ragazze. Pesco. Ma in tu, cioè, sì, le due squadre e l'under 18. Ok. E la squadra più giovane a che categoria appartiene? Cioè, allora, le ragazze, diciamo, come in Italia, da 6 anni fino a 14 anni giocano con i ragazzi. Mm-hmm. Beh, e noi fino a 12. Da noi fino a 14. Ah, scusa, okay. Allora quindi da noi fino a 14. No, scusa, quest'anno nella 14 nostra facevano degli allenamenti, c'erano dentro tre ragazze che sono arrivate. L'allenamento è un altro, sì, discorso. Giocare, no, nella partita... 14 non giochi più, giochi fino alla 12. Sì, le ragazze di 14 anni giocano ancora con i ragazzi. E quindi, e poi praticamente da 14 anni passano poi all'under 18. Ah, ok, ma c'è una 16? Non c'è la 16. Cioè, c'è l'under 15, ma non ci sono tante squadre under 15. Cioè, le trovi, ma nel sud della Francia. Mm. Noi ci stiamo lavorando per crearne una, ma ci vuole un po' di tempo. E fa fatica, ok. Anche perché voi siete un club. Comunque, per essere un club dove il rugby è poco praticato, nel senso come regione, avere tutti quei numeri lì, beh, tanta roba, eh. Faccio un buon lavoro anche. No, scherzo. Bravissima. Che tipo di propaganda fate? Ecco, esatto. Ma in realtà, vabbè, io sono quindi dipendente del club, quindi cioè, percepisco uno stipendio dal club e mi occupo, diciamo, al 50% delle ragazze under 18 e l'altro 50% appunto dello sviluppo del settore femminile a Rennes. Quindi praticamente cosa faccio? Progetto scuole, faccio open day per far conoscere il club, cioè molto carta bianca in realtà. Il club mi dice: hai un tot di budget e devi fare della promozione. E quindi insomma gestisco un po', poi dipende dal periodo. Ti fai, fai marketing praticamente tu per la tua società? Faccio tutto, faccio le certamente. No, sì, marketing, però poi in realtà sul campo, sì. Nel senso che sono molto sul campo. Per esempio, quest'estate il comune di Rennes ha messo a disposizione dei campi e quindi io metto il mio stand del rugby, praticamente i bambini passano, si iscrivono e facciamo rugby, insomma. Quindi, e vado un po' in tutta Rennes. Ah. E... quindi insomma, così poi facciamo, come facciamo? Facciamo un sacco di cose. I progetti scuola, sostanzialmente è quello, comunque prende... E gli eventi prepartita, per esempio? Ci sono, gli eventi prepartita in realtà noi invitiamo le ragazze, magari che vengono a provare a giocare a rugby o che magari sono a scuola, invitiamo le scuole a venire a vedere le partite, quindi c'è l'entrata gratuita, per esempio. Voi giocate di sabato o domenica? L'under 18 gioca di sabato pomeriggio e l'Elite e la Federal 1 giocano di domenica. Sì, perché in tutto questo l'entrata allo stadio non è come da noi che vai a vedere la Serie A e l'80% è gratis. Tu entri e paghi. Sì, paghi. È giusto. Da noi paghi, non so, forse 5 euro. Una cosa è così. Giusto. È giusto. Sì, io parto da questo presupposto, no? Che se io vado a vedere uno spettacolo la domenica o sabato, mettilo quello che ho, ma se io vado in uno stadio e vado a vedere uno spettacolo, è giusto che io debba pagare. Sì, eticamente, io pago anche 2 euro, non è il problema del quanto. Cioè, il problema del quanto, è una forma simbolica. Una forma simbolica che comunque è giusto che tu paghi perché tu godi di una struttura, godi di uno spettacolo, godi del lavoro di tante persone e quindi tu lo devi pagare. Perché è giusto, no, è vero. Funziona così. Sì, è vero. Sì. Sì, anche solo 2 euro, dicevi, simbolicamente,
però è una forma mentis, eh? Comunque noi per far conoscere comunque il rugby in un posto che non si conosce, ogni tanto appunto diamo questi inviti, così almeno insomma la gente si fa un'idea, perché effettivamente tutti conoscono il rugby, quindi cioè, se non l'hai mai visto devi comunque provare a vedere una partita, se ti piace, se non ti piace, eccetera. E poi la cosa bella è che tipo da noi abbiamo la buvette, che è il bar, che dà proprio sul campo. Ah. E facciamo le galette sausage, non so se in Bretagna si mangiano le galette, sì. E praticamente la domenica quando noi giochiamo sul campo sentiamo il profumo delle galette sausage, no. Che sono queste e quindi alla fine la gente viene anche per quello, perché magari giochiamo alle 13, la gente viene, si mangia la galette sausage, si guarda la partita e se ne va. E tu mentre giochi senti questo profumino che profumino. Ti distrae. Esatto. Ti incentiva a menare di più per andare a fare il terzo tempo prima, capito? Cioè, a vincere, così dici, ho vinto, l'allenatore non mi può stressare più di tanto e vado a mangiare. Esatto. Altra domanda, i terzi tempi, quanto sono... Tipo in Italia siamo un po' freddine, secondo me, sul terzo tempo, quantomeno quello durante il campionato. Però si mangia bene. Sì, si mangia bene? Sì. Si mangia bene. Sì, in Italia sì, in Francia non un po' meno. Un po' meno. Vabbè, no, il terzo tempo... Ma in realtà il bello è che cioè, in questi anni, per esempio, io ho conosciuto un sacco di persone, quindi in realtà poi fai amicizia. E, per esempio ho giocato con tante ragazze che poi sono partite, sono andate a giocare in un'altra squadra, quindi ci si conosce, certo. Ma penso che anche in Italia sia così, quindi... Sì, sì, però volevo sapere se facevate giochi, sai, queste... No, ma poi sono trasferte molto lunghe quelle che facciamo, e quindi praticamente si fa un terzo tempo al volo e poi si riparte, non è che sia molto tempo. Vabbè, allora è più o meno come qui, tranne, tutto sommato, quando... Abbiamo due partite che giochiamo sabato sera, di solito sono a Toulouse, quando giochiamo nel Ernest Vallon, là che è immenso, e lì praticamente facciamo il terzo tempo lì al campo, dove c'è anche una specie di discoteca, diciamo, quindi magari stiamo lì a dormire, quindi approfittiamo della serata e stiamo lì con le ragazze, insomma. Hai capito, Leila? Questi stanno fuori a dormire, c'hanno la discoteca... E tutto, Ciccia, tu tanto che non sei in Italia, qui la situazione non è proprio uguale, sì, neanche simile. Sì, ma vabbè, a Toulouse c'è una discoteca, a Rennes no. No, vabbè, d'accordo, però intendo dire che tu sei una stipendiata del club. Quando ho incontrato Bergamasco, eravamo nel pieno del lockdown, poi dopo vorrei saperlo anche da te, lui mi aveva spiegato che praticamente loro erano in cassa integrazione. Sì. Anch'io. È normale. Aspetta. È questo che tu non capisci più perché sei abituata a tutto un altro mondo, ma cioè, voglio dire. Ma io ti dico che io avevo come si dice, ero in regola anche a fare la babysitter. Io avevo la busta paga alla fine del mese per fare la babysitter, quindi per dirti che qua le cose sono comunque diverse. E comunque sì, sono stipendiata, quindi ho uno stipendio, ho un bulletin salary, come si dice? Contratto. Sì, ho un contratto, proprio un contratto di lavoro. E quindi come contratto di lavoro, quando c'è stato appunto il lockdown, hanno messo in cassa integrazione tutti quanti per l'80%. Però tipo il mio club, io sono stata fortunatissima, perché il mio club ha deciso di darmi fino al 100%. Quindi dall'80% fino al 100%. Pagava il 20%, certo. Sì. Quindi comunque sono stata molto fortunata, perché devo dire che... Però poi loro... stimano che noi comunque abbiamo comunque lavorato durante il lockdown, perché hai le telefonate, fai un po' di allenamenti su Skype, fai un po', insomma, comunque ci siamo mantenuti un po' attivi per non lasciare le ragazze abbandonate a loro stesse, insomma. Certo. È durato di meno però per voi, cioè da noi è partito prima. Sì, in realtà per me è durato uguale, perché ti ricordo... Tornavi dall'Italia, sì. Sono tornata dall'Italia dopo la partita, che poi non abbiamo giocato, contro la Scozia. E io in quella settimana lì sono stata male, ho avuto la febbre, eccetera, eccetera. Quindi quando sono tornata mi hanno messo in quarantena preventiva, perché non mi hanno fatto nessun tipo di tampone. E quindi... Scusa, come facevi per la spesa?
mio ragazzo. Ah, ok, va bene. Per tutto, anche c'è cioè tutto lui. Sì, va bene, d'accordo. Tanto. No, Va tranne in realtà bene. devo dire che dura l'ultimo giorno di quarantena ho dovuto fare trasloco, quindi Ah. in realtà Lui è francese? lui è francese, sì, e fa il cuoco. Ok. Ah, ecco, quindi allora... Questa cosa del mangiare per Vabbè, ma... lei è proprio No, vabbè, d'accordo, importante. ma però la spesa la faceva lui per forza, poi tanto chi fa da mangiare suppongo che sia lui, Lui, perché è ovvio, no? certo. Perché c'è cioè, chi te lo fa fa, abbi pazienza. Cioè, comunque, insomma, abbiamo scoperto che è tutto un altro mondo rispetto al nostro. Sì, tutto un altro mondo, però in realtà secondo me, allora io non ho ben chiara le situazioni che ci sono in Italia in questo momento, però secondo me l'Italia ha fatto anche dei grossi progressi dal punto di vista del rugby adesso, cioè anche lei l'ha Ah sì, comunque. questo è un discorso in realtà generico sullo Certo, sport, non è sullo sport, sullo. no, no, chiaro. Ah, ok, no. In realtà sì, qua la professione dell'educatore sportivo, del coach, di tutto quello che vuoi, è una professione riconosciuta. Cioè Non non sei sei il maestro di compagno. ginnastica. Ecco, No, cioè non sei è quello, era precario. quello il discorso, capito? No, non sei precario. Cioè, io ho un contratto a tempo indeterminato, che se voglio andare a lavorare fino a 90 anni, ce l'ho, capito? Cioè ho un contratto a tempo indeterminato. In Italia forse me lo sarei sognato una cosa del Sì, genere. Non esiste, non sicuramente, ma esiste. non esiste. Soprattutto per fare qualcosa che mi piace, che insomma, che voglio Cioè, lei aiutare. la scusa, tu conosci qualche allenatore a parte nazionale e Zebre Benetton che ha un contratto di questo tipo? No, 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 Non credo, ma noi. neanche, non credo che esista neanche da Ma noi loro. no, sono rimborsi spese non dichiarabile fino ai 10.000 euro. Non. No, è proprio una gestione completamente diversa. Ma non, sì, non esiste proprio, non è che è riservato a me perché magari non ho delle. No, Non esistono i chiaro, certo, contratti. non esistono. Questo comunque ti penalizza nel momento in cui prendi una casa in affitto, vuoi fare un mutuo, vuoi fare qualcos'altro, insomma. Prendere la Mentre macchina. per te immagino che sia un contratto e dà garanzie, no? Sì, assolutamente. Beh, un contratto, sì. Tra altre cose, malattia o non esiste, non. Tutto, Tutto. tutto, tutto. Ma va Beh, bene, l'unica va bene. cosa che ovviamente che io. Essendo comunque anche giocatrice e giocatrice della nazionale, quando me ne vado via 2 mesi a febbraio e a marzo mi prendo le vacanze o prendo delle ferie non pagate. Ma Questo però se è giocassi la per mia la scelta. Francia sarebbe la stessa cosa? Se? Se te fossi francese, giocavi con la Sì. nazionale francese. Ah. No, la nazionale francese è anche un altro discorso perché loro sono stipendiate dalla federazione e hanno un contratto a tempo parziale, a metà. Oddio, non mi vengono le parole. Oramai sei francese. Non riesce a parlare in italiano, poverina. Part-time. Part-time. Hanno un contratto part-time con la federazione, quindi guadagnano quasi 2.000 euro. Quindi a loro non gliene frega niente di avere un altro lavoro, o chi ce l'ha si aggiusta con il suo datore di lavoro per andare in raduno. Però loro è un altro discorso ancora a parte. Comunque tutte le 30 ragazze stipendiate dalla federazione francese di rugby, la maggior parte fanno solo quello e comunque guadagnano un buon stipendio, quindi. Lei la vai con la notizia bomba, dai, quella che è uscita ieri sera. Oddio. Vabbè, la notizia bomba è il Sei Nazioni. Hai detto mica niente. No, no, ma meno male, insomma, queste partite si recuperano, quindi sarà pure interessante vederle in un Sì, periodo dell'anno diverso. sì, sì. Quindi, vabbè. 23-25 ottobre, quarta giornata. Sei pronta? Sei pronta? Irlanda, arrivano le irlandesi, cioè voi andate dalle irlandesi, ragazzi. Farà freddo, immagino. Farà freddissimo, sì, oltretutto. Beh, ma tu sei No, ma abituata, scusa. no, ma sicuramente c'è un sacco di voglia di tornare in campo. Già, vabbè, col club, noi partiamo con il club già a settembre, quindi questa idea mi rassicura un po' perché giocare un Sei Nazioni così dopo tutti questi mesi, comunque, Perché te mi insomma, hai è detto il pesante. 15, da voi inizia il campionato? No, il 6, 6 Ah, il settembre. 6. Ma Ah, adesso ok. tu ti stai allenando? Sì. Ah.
Sì. Cioè la pre-season, cioè avete la abbiamo avuto a luglio la preparazione individuale e adesso abbiamo cominciato gli allenamenti tutte le settimane. E quindi no, l'idea, vabbè, l'idea di tornare in campo assolutamente mi manca un sacco. Poi so che comunque sarà quasi l'ultima stagione, quindi insomma, stiamo facendo la pena. Notizione. No, cioè, bolle. Si sa? Ma dai, scusa, si, ma... si può dire, si può preannunciare. Ma sì, cioè io la prendo con me, sì, l'ultima stagione. Appunto, avvisiamo, per quello che ho... avvisiamo le prime linee d'Italia che si libererà un posto. Lei l'abbiamo lo scoop, dai, cavolo, questa è una cosa, cioè la Melissa molla, no, dai, faccio un titolo sulla Gazzetta domani. No, comunque sì, sostenazioni, azioni, poi in realtà ci saranno un sacco di altre partite da fare, perché poi ci sarà la qualificazione. La qualificazione, certo. Poi ci sarà l'altro sei nazioni, quindi insomma è un anno molto intenso e chissà come si gestirà questo ancora, non lo so, non ci ho pensato appunto con il lavoro, per esempio, come fare a combaciare tutto. Però, che poi comunque questo sarebbe quello il programma e poi vediamo, che io mi auguro ovviamente che venga rispettato, poi certo. Vediamo settembre, ottobre cosa succede. Appunto, sì, infatti sì. Non è proprio così. No, infatti non è così sicuro, cioè sì, hanno sparito queste date, però in realtà potrebbero ancora slittare, quindi prendiamole con le pinze, insomma. Esatto. Poi dopo la seconda partita, cioè il quinto turno, che dovrebbe essere intorno al primo di novembre, avete l'Inghilterra, però in casa. Esatto. Sì. Non abbiamo la, no, forse abbiamo la Scozia l'ultima. No, allora dunque allora il 23-25 la quarta giornata c'è Irlanda-Italia e giocate, sì, in Irlanda ovviamente, sì. La quinta giornata, che è intorno al primo novembre, fate Italia-Inghilterra. Ok, in Italia. E poi avete Italia-Scozia il 6 di dicembre, esatto. Dal 4 al 6 di dicembre. Esatto. A dicembre, esattamente. Esatto. Avete anche lì, freddino in Italia. Sì. Vabbè, dai. Rispetto alle altre nazioni, qui potresti essere fortunata e trovare... Sapete, non si sa ancora dove, però. Non ci sono ancora, no, le location, no. Non si sa ancora niente. Secondo me aspettano appunto fino all'ultimo di capire se... anche per la location credo che Milano e Nord siano abbastanza tagliate fuori, è appunto anche per sarà Roma, suppongo. Dai, finalmente avremo l'Olimpico, potrebbe essere un'occasione. Magari. Io comunque... voto sempre per il Flaminio comunque, eh. Vabbè, il Flaminio, no, mettici croce sopra, ma ragazzi, il Flaminio non... no, è buono, finito, dai. Però. Comunque non ci faranno mai giocare all'Olimpico, cioè io lo spero, nonostante che noi comunque abbiamo giocato in degli stadi stupendi all'estero, abbiamo giocato a Cardiff, a Millennium, abbiamo giocato, Noi abbiamo giocato anche a Twickenham? Sì, io non c'ero quell'anno lì, però tu hai giocato a Twickenham? No, io non c'ero, non ho avuto questo onore. No, non c'era. Facciamo prima dire chi c'era. Chi c'era? Cioè, ma c'era qualcuno? La Furlan. Furlan, Baratin. Sì, loro sicuramente. Oh, sicuramente. E abbiamo giocato anche, beh, in Irlanda, non mi ricordo. A Viva Stadium. È stato quando vi hanno cambiato destinazione? Raccontava la Furlan che c'era tempo assurdo anche per loro, vi hanno caricato sui pullman e vi hanno portato da un'altra parte. No, non era quella volta lì. Hai ma... capito però che episodio mi riferisco? Sì. Ma normalmente in quelle zone lì giochiamo delle condizioni climatiche pazzesche, cioè mi ricordo in Scozia mi ricordo la grandine, cioè... pazzesco. Vabbè. Senti, la tua prima linea comunque è con Lucia Gai, 64 caps del Valsugana, la Silvia Turani, 11 caps del Colorno.
Esatto. Siete Lei messe cresce bene? bene. Sì, vabbè, Lucia, la mia età, siamo nate qualche giorno di differenza e quindi, vabbè, ci conosciamo da una vita. Abbiamo mosso, diciamo, i primi passi insieme, quindi in realtà siamo super legate. E consiglio anche, si è instaurato un bel rapporto, tanto che domani viene in Bretagna, perché lei è andata a giocare a Grenoble, andrà a giocare a Grenoble quest'anno. E quindi sì, viene a trovarmi qui in Bretagna domani. Ma Quindi ci alleneremo insieme. scusa una cosa, ma questa migrazione verso la Francia di molte atlete, perché poi c'è anche il, non mi ricordo adesso come si chiama, l'altra tua collega brasiliana. Ah, Giada Franco. Giada Franco, che anche lei è andata a giocare in Francia. C'è questa, No, questo Giada cambio. Moran Franco in quest'anno torna. Inghilterra, però torna adesso in Italia. Sì, quest'anno rientra. Ah, no, è vero, lei era in Inghilterra, ho sbagliato. Sì, era in Inghilterra. Però ce ne sono tre del Colorno che sono effettivamente venute in Francia In Francia. quest'anno. Ma come mai Esatto. questa direzione? Cioè, perché la Francia e non la Gran Bretagna? Dove anche lì, voglio dire, non è che sono indietro come rugby, eh. Ma forse perché già c'è un gruppo, quindi c'è qualcuno a cui appoggiarsi Va o... quella è la domanda. Ma Non in lo so. realtà, guarda, sì, per esempio Silvia si è spostata, ma lei non aveva nessuno a Grenoble, non conosceva nessuno. E sarà l'unica italiana lì. Comunque lei si è spostata per il lavoro, no, per il lavoro, per lo studio, scusa. Fa una doppia laurea e questa laurea c'era solo appunto a Grenoble, quindi ha deciso di spostarsi lì. Quindi per lei lo so, per le altre due ragazze sono spostate a Clermont, però non lo so. Non so perché si siano spostate. Insomma, possiamo dire che il Però femminile preferisce la Francia saprei. rispetto all'Inghilterra, la Gran Bretagna, britannici. Ma io ti dico, cioè, dal mio punto di vista personale, cioè io scelgo un posto non solo per il rugby, come ti dicevo prima, ma anche per la vita. E io non mi vedrei ad abitare in Inghilterra, sinceramente, sono troppo lontani dalla nostra cultura. Invece qua, bene o male, ci si adatta in fretta e comunque sono accoglienti, quindi boh, io mi sono trovata bene, ecco, magari. E poi è più Immagino. vicino, magari anche, Sì, beh, la sai, vicinanza con oggigiorno l'Italia. comunque con gli aerei fai abbastanza in fretta, non è che. Sì, è vero. Infatti. Comunque, anche per come dici tu, comunque hanno una bella struttura, un bel campionato i francesi, quindi. Sai, e poi sono latini come noi, eh? Sì, Mentre invece i sono britannici non culturalmente. lo sono, No. quindi. Seppure non siano da parte nostra, c'è questa competizione con l'Italia e la Francia, però comunque diciamo che siamo molto più vicini come mentalità rispetto ai britannici, Esatto. gallesi, scozzesi, irlandesi. Leila, qualche domanda? Ma no, direi La che lasciamo la andare? lasciamo andare. Sì, è stata bravissima, dai. È stata bravissima. Senti, non vedo l'ora Grazie. Poi magari facciamo una seconda puntata. Sì, certo, Sì, perché ma no? adesso Roberto si viene a vedere una partita. Ma era quello che stavo dicendo, ho detto adesso quando alla grande, cioè ma No, volentierissimo. Non vedo l'ora che si sappia qualche cosa. Il problema è che se Sei Nazioni riparte, comunque non ci saranno le persone sugli spalti. Ah, sì. Ah, È quello vabbè. che mi secca, anche perché insomma. Ecco, che triste notizia, ecco. Sì. Vero. Adesso poi riparte Ah, anche, c'è la pensa finale tra che... Benetton, andata e ritorno, Benetton, Zebre, Zebre, Benetton, anche lì Ciccia, Vabbè, se però vuoi te la magari vedi. novembre è tutto Per novembre? finito e siamo ok. Sì, Andiamo. Perché ti Incrociamo le volevo dita. dire... Raccontare l'aneddoto del paradenti, no? Tu, Melissa, non sai che Roberto Ah, fa sì. paradenti, ma Come quando non lo Melissa andava sai? in Lo deve nazionale, sapere per forza, scusa, ma se no Melissa lo tutto. sa, Melissa lo Melissa lo sa. sa, Sono Melissa. andata a Di vedere sì. ieri la pagina. Ti ho Di sì. Hai stalkerato. fatto E bene. quindi il grande consiglio di portarsi due paradenti. No, vabbè, ma poi dopo quando vengo farò come Babbo Natale, eh? Porterò Ricky No, Prini ma e allora, in una Cotillon. delle prime convocazioni di Melissa il suggerimento era porta di due paradenti. Metti che uno lo perdi, Come non coi puoi bambini. andare in partita senza pace e partita.
parti già con un problema, un peso nel cervello, e fu così che a primo giorno perse il paradenti, ma cioè, fortunatamente, no, poi l'ha ritrovato, era andato in lavanderia, cioè. Si era fuso, perché lavatrice, perché... Per fortuna che c'era la mamma che ti ha detto portati due paterdenti, due calzettoni, due caschetti, mai, due caschetti, le scarpe. Ma no, però il paradenti è abbastanza personale, poi sai quando sei fuori non è che puoi tanto girare, però... andare al negozio, fare, che ti costa? Infatti lei là, adesso ce lo segno, sempre due o tre, non ti preoccupare. Stai serena. Non hai quelli migliori, capito? Però non hai migliori. Me ne mandi uno su Instagram. Ma te ne mando di più di uno. Di solito ai miei testimonial ne mando cinque, capito? In maniera tale che possono mangiarli, perderli, regalarli a qualche collega meritevole, ovviamente. Scusami, ma li fai nel senso che... Vabbè, magari alla sera mi metto lì, alla sera mi metto lì con le mie manine e produco i paradenti. No, ma è un'azienda, assolutamente è un'azienda. Io ho questo socio che ha un'azienda medicale che produce paradenti. La peculiarità, la peculiarità dei nostri paradenti è che davanti gli puoi scrivere il nome del club, non il tuo, un'altra cosa. Devi fare un tot numero, però gli scrivi davanti, non so... Che bello! Sì, sì, Inter Milan nel caso, no? Cioè, però Amatori Milano, io sono di Amatori, quindi ci scrivo particolarmente, insomma, Roma, ci può scrivere su quello. E abbiamo la nostra linea, perché i club molto piccoli o che non vogliono esporsi comperandone un tot, perché ne devi fare 500, usufruiscono della linea, sì, quella della linea con su scritto Bulldog. Ma 500 sembra un numero alto, ma in realtà se tu già sei perdendone una squadra, partita è un attimo. Beh, allora no, scherzo, no. Dai. Però fai conto che nelle giovanili li masticano tutto quanto, quindi voglio dire, se c'è già 400 atleti e li dai come regalo di Natale o nel kit ingresso, bene che fatta. Non è che... È vero. Prezzi competitivi. Giusto. E poi dopo, come marketing, tutte le squadre devono avere un loro brand che deve circolare come proprio pubblicità. Ecco. Sì, certo. Un servizio ce l'ha in Clubhouse e tutto quanto, quindi insomma. Dovrebbero averlo tutti, ok? Buono sapersi. Dai, devi parlare col tuo club a fargli con su scritto Rennes. Certo, appunto che adesso ti trovo io. Ma oramai sono talmente tanto entrato nel vortice di questa situazione qui che non so più quanto tempo è che non posto una foto dei miei paradenti. Ah, ma male. Sono più, allora, ve lo dico, sono 105 giorni che faccio faccio le interviste, non 105, però tra una balla e l'altra, sono 105 giorni che ho iniziato durante il lockdown e sono 105 giorni che non curo più la mia azienda, ma curo solo voi. Mettetemi like e seguitemi sul canale YouTube, ragazzi. Va bene, per forza. Okay. Lo faremo sicuramente. Ti ringrazio, Melissa. Grazie a te, Roberto. Leila, noi poi ci vediamo che invitiamo qualche altra collega di Melissa. E così possiamo dare lo scoop poi che lei farà ancora il suo nono Sei Nazioni. L'ultimo. Adesso già finire l'ottavo e poi... Esatto. Dai, c'è il nono. Ma a proposito, poi chiudiamo. C'è qualcuna di voi che ha passato i 100 caps? No. No, perché a Barattina ha superato il record che era di 80... Tondinelli. Siamo sugli 87. 87, non so quanto sia arrivata adesso, perché ha superato con 87 o 88, però poi ne ha fatte altre, ma 100 no. 100 no, ancora non c'è nessuno. Beh, calcola che noi facciamo comunque meno partite rispetto anche ai ragazzi, quindi arrivare a 100 comunque, chi ci arriverà, non so, magari Sara. Dobbiamo stabilire un premio. No, un traguardo che non è dei 100, ma che sia dei 90. 90. Sì. 90 è fattibile. Sì. Dai, quindi ripensaci. Beh. Diremo a Gian Domenico di fare delle amichevoli apposta per aumentare i cazzi. Ma lei la ripensaci, no? Anche tu. No, ma io ormai sono fuori con l'età, no, non potrei. Il grande ritorno della pennetta.
Sara. Grazie ragazze, grazie ancora e buon rugby a tutti, ok? E speriamo di vederci presto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.